E qui mi lego ad un altro, forse elemento che potrebbe essere molto caratterizzante per Macerata, la figura di padre Matteo Ricci. In questo momento Macerata sta vivendo, insomma, un grande periodo, ha una grande occasione tra le mani, no? Il quarto centenario di padre Matteo Ricci. Ecco, io dico questo, padre Matteo Ricci potrebbe diventare un punto di forza della cultura maceratese, ovviamente anche al di fuori del periodo che va a ridosso Del 2010, dell'anniversario, esatto, del infatti. 2010. Ma sicuramente il nostro obiettivo, non ci abbiamo ragionato ancora in maniera molto approfondita, ma è un obiettivo che abbiamo ben in mente, è quello di rendere quella che è stata questa grande stagione del 2010 qualcosa di stabile rispetto alla città. Posso dire che proprio pochi giorni fa sono stata in regione per un incontro con gli uffici regionali alla cultura, con l'assessore Marcolini, tra l'altro, e tutto sommato stiamo iniziando a ragionare, c'è anche questa disponibilità, insomma, da parte dell'assessorato regionale verso la costituzione. Chiaramente dobbiamo ancora ragionare con quali modalità, di un museo permanente dedicato a padre Matteo Ricci. Ci dobbiamo ricordare, tra l'altro, che comunque una delle principali dei risultati più positivi che verranno a questa città proprio dalle celebrazioni ricciane sarà anche la costituzione dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente, che è proprio promosso dalla Regione Marche e che avrà in Macerata la sua sede più culturale in questo senso, proprio perché l'Istituto Liro nasce con un'esigenza culturale e commerciale anche di scambio ovviamente con la Cina. Per cui ragionare su questo duplice, insomma, canale, da un lato il museo permanente in collaborazione ovviamente anche con la provincia, con la Camera di Commercio, con tutti quegli enti che già fanno parte tra l'altro del comitato delle celebrazioni per padre Matteo Ricci, può Ecco, essere una prospettiva ulteriore. proprio questo, quanto è importante secondo lei la collaborazione comunque tra tutti gli enti che operano sul nostro territorio, proprio per raggiungere quelli che Certo. sono poi gli obiettivi della sua idea, Comuni. comuni esattamente? Ma secondo me è molto importante, è fondamentale. Una delle cose, insomma, che mi riprometto di fare a breve, purtroppo ancora l'urgenza di alcuni impegni non l'ha reso possibile, è valorizzare un canale di dialogo da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione, anzi me ne faccio portavoce. C'è una piena disponibilità e una grande voglia in realtà di collaborare con quelli che sono gli enti più importanti che si muovono sul territorio cittadino e provinciale, come ho detto prima, la Camera di Commercio, l'Università, l'Accademia di Belle Arti, ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio, insomma, che sono realtà importanti, la Confindustria, con cui ragionare proprio per cercare di fare più squadra possibile, perché non possiamo nasconderci, insomma, che le risorse purtroppo tendono a ridursi e quindi a mio avviso bisogna concentrarsi tutti insieme, ragionando tutti insieme, senza volontà egemoniche da parte di nessuno, su quelli che possono essere alcuni obiettivi di medio-lungo periodo concreti su cui lavorare e su cui concentrare le Le nostre forze. risorse e le forze. Ecco, lei lavora poi anche in provincia presso il servizio dei beni della cultura. Esatto. Ecco, vede comunque la possibilità quindi di creare proprio uno stretto dialogo tra comune e provincia, seppur, no, avendo degli Certo. orientamenti politici completamente opposti? Ma io l'ho detto anche in più di un'occasione, io sono profondamente convinta in realtà della necessità di collaborare e sono anche convinta che ci sarà una disponibilità comunque da parte dell'amministrazione provinciale, del presidente Capponi, degli assessori alla cultura e al turismo, proprio perché del resto i settori che sono di mia stretta competenza, quindi la cultura e il turismo, sono in realtà dei settori in cui è importante ragionare in una prospettiva cittadina, ma lo è ancora di più ragionare in una prospettiva comunque di provincia, quindi di territorio, di area più vasta, proprio perché in realtà nessun comune ha senso da solo, ha senso se fa parte di una rete, insomma un territorio come quello provinciale è molto caratterizzato. Le faccio una domanda così, lei lavora all'interno della provincia, Sì. un giudizio su come sta operando la provincia in questo periodo? Ma posso dire, sta cercando, insomma, di affrontare quelli che sono i problemi attualmente presenti. Ci vuole, me ne sto rendendo conto anche dal
dall'altro punto di vista, insomma, certo, sto vivendo proprio così da poche settimane. In realtà ha iniziato ad entrare all'interno di quella che sono i problemi, è quasi un anno ormai che l'amministrazione provinciale è in carica e sta cercando ovviamente di concentrarsi attorno ad alcune azioni sensibili, quindi mi sembra che stia lavorando comunque su questo fronte, bene, è all'opera. Un'altra cosa per chiudere, Macerata in realtà è tra le province della nostra regione l'unica ad essere in qualche modo esclusa da quelli che sono i circuiti un po' nazionali, internazionali, mi riferisco allo spettacolo, ai concerti, alle grandi manifestazioni, e questo per un motivo preciso, cioè perché non ha praticamente una struttura adeguata per poter ospitare determinati eventi. In questo io dico, quanto è importante secondo lei la realizzazione di quel palazzetto che teoricamente dovrebbe essere costruito al centro fiere di Villa Potenza? E poi le chiedo un'altra cosa, l'amministrazione passata aveva a riguardo emanato un bando che la stessa amministrazione aveva detto poco, in realtà non era, pesava troppo e gravava troppo sulle spalle dei privati. Ecco, avete già preso in mano la situazione, state rivedendo anche la possibilità di emanare un nuovo bando? Ma ancora, insomma, stiamo iniziando ad affrontare le prime questioni, tra l'altro ci incontreremo proprio tra un paio di giorni con i dirigenti, anche ogni singolo assessore si è già mosso con il proprio dirigente in questo senso di riferimento, ma faremo un incontro collegiale in questo senso di giunta con tutti i dirigenti proprio per affrontare quelle che sono le tematiche più urgenti da un lato, ma anche più rilevanti ovviamente, quindi penso che una delle prime questioni che ci troveremo ad affrontare e che proveremo tra l'altro a risolvere sarà proprio quella del bando per il palazzetto, ma nella nostra intenzione appunto questo palazzetto dovrebbe essere una sorta di parco dello spettacolo, insomma, è stato definito in questo senso. Sicuramente sarà un elemento molto importante che cercheremo di realizzare, insomma, dateci un attimo di tempo, soprattutto quella che è il nostro obiettivo, per studiare bene la questione, perché per approfondirla, perché dall'approfondimento può partire poi una soluzione quanto più ponderata e mi auguro ottimale per quelli che sono i problemi. Bene, io la ringrazio per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.